dipende dal come, dal dove e dal perché. Benvenuti a questi piccoli appuntamenti di scrittura creativa in pillole. Di che cosa sto parlando? Sto parlando ancora delle descrizioni. Naturalmente voglio ricordare che tutti questi suggerimenti o anche regole a volte di scrittura creativa hanno sempre e soltanto l'unico scopo di permettere agli scrittori, a voi scrittori, di comunicare al meglio con i lettori. E quindi certo sono delle norme, sono delle regole, ma non sono, ricordate, non sono mai delle gabbie. Dovete riuscire a farle vostre e a utilizzarle come strumenti per scrivere al meglio. Allora, l'altra volta abbiamo detto che per alcuni le descrizioni sono noiose. Alcune persone che mi seguono mi hanno proprio detto: ma le descrizioni sono noiosissime, come faccio io a evitare di annoiare il mio lettore con le descrizioni? Beh, allora cominciamo proprio col dire che dipende davvero dal come, dal dove, dal quando e anche dal perché. Cominciamo dal quando, che forse è la cosa più semplice. All'inizio di un racconto o di un romanzo, io come lettore ho bisogno di capire dove mi trovo, ho bisogno di capire chi è il protagonista, ho bisogno di farmi un'idea generale molto veloce dell'argomento della narrazione. Questo è molto importante perché in questo modo potrò poi gustare meglio quello che verrà dopo. E allora mettere all'inizio del mio racconto o del mio romanzo una descrizione molto lunga non è in genere, ricordate, in genere, non sono mai delle regole assolute, sono dei suggerimenti. Dicevo, mettere una descrizione molto lunga proprio all'inizio non è mai una buona pratica. Se noi pensiamo a uno degli inizi più classici della letteratura italiana, cioè I Promessi Sposi di Manzoni, in realtà comincia proprio così, ma abbiamo anche detto che il modo di approcciarsi alla lettura dei lettori dell'Ottocento era molto diverso dal modo di approcciarsi alla lettura dei lettori di oggi. E allora una descrizione così lunga in un romanzo moderno molti non la apprezzerebbero. Il consiglio è quello di far entrare un poco il lettore nella storia e allora a quel punto, se sembra necessario, introdurre una descrizione, ma solo se sembra necessario. Parleremo di questa cosa nel prossimo video. Ciao a tutti!